luglio del 2015 mi trovo dinanzi a voi per ringraziare egli che mi ha conferito una carica importante è la mia nomina ad ambasciatore dello Stato Pontificio, quindi in qualità di rappresentante. Ringrazio Sua Eccellenza Reverendissima per l'incarico donatomi a me medesimo. Ed oggi vado ad affrontare nuovamente l'argomento sbarbata Don Donato, che utilizzerò oggi. Sentite il rumore? Oggi utilizzerò un pennello che è un pennellone, un'altra volta questo, e devo usare questo. Quindi, grazie, procedo. Ah, aspetta, dimenticavo una cosa. Facciamocelo, mettiamo un po' di prebarba. No, vabbè, niente prebarba oggi, dai. Tanto ho fatto la doccia. Quindi sono più che carico, no? Perché io dico sempre che o te fai la doccia o ti idrati il viso. Ma non mi stancherò mai di dirlo, per semplice fatto che l'acqua deve entrare nel pelo. Se l'acqua non entra nel pelo è tutto inutile, capito? Ti sbarbi male. E tu non ti vuoi sbarbare male, vero? No. Oggi però faccio il montaggio in ciotola. Sì, nella porta pistacchi che mi hanno regalato. Senti, il tono è cambiato. È diventato più serio. Forse qualche motivo c'è. Allora, vado a prendere questa e vado a montare. Guarda bene, guarda come mi guarda. Ma guarda tanto, guarda assai. E chissà che pensa. Penserà qualcosa. Nessuno mai capirà. Nessuno. Ci vuole solo rispetto, profondo rispetto. E sempre a toni bassi. La sbarbata è una cosa importante. Non si gioca con questa cosa. Non si può giocare. Quanti ricordi. Tu guardi. Ah, perché ci metto tanto. Problema tuo. Che bei ricordi della terra. Sei stufato? Allora, se te sei stufato io procedo, no? È inutile che vada a girare 3 ore. Me la vado a mettere subito. Sei contento? E almeno te diverti. Che baffo fedoso. Baffo e fiducioso proprio. Non c'è rispetto.
essendo mio collaboratore fedato, non lo posso eliminare. Mi piace. E tu dici, cosa ci fa uno come te nello Stato Pontificio, delegazione diplomatica? Altra sfida, ma contro vero, io te lo concedo oggi. Che silenzio, silenzio. Gente che non porta rispetto a quello che faccio. Non c'è bisogno di parole, rispetto. A una stagione. Ah. Ha detto che non devo parlare, senti. Sta dicendo che è contro pelo. Vieni a farlo. Un momento, non lo faccio. Ma gli vuol dire qualche cosa? Perché non portano rispetto a questo momento. Come te capisco? Come te capisco? Faccio bene. Adesso faccio con Giovello. Ma c'è gente che è molto invidiosa, molto, e parla sempre male. Che ti è rimasto solo da parlare male. Operazione delegata. Vai attento. Lo vedi? In onore vostro, eccellenza, sto facendo il controllo vero. Mi raccomando a tutte quante che lo fanno piano, piano, c'è bisogno di correre, devi andare piano, te la devi godere.
La barba è come un rapporto sessuale. Se vai veloce, finisce subito. Invece a noi auci ci piace andare piano, goderselo le cose. Senti che dice, che c'ho ragione. Senti, senti come raspa o pino, non confondere, non confondere, o pino e pino. Sangue. Sciappaio coso qua. Oggi, visto che ho fatto questa cosa invasiva, vado a mettere un lume di rocca. Ancora. Minchia brucia. Fa caldo. Fa tanto caldo oggi. Quindi ultima fase, le sciacquo ulteriore e poi uso il post barba e ti faccio vedere qual è. Vuoi vedere il mio post barba? E te lo faccio vedere subito. Eccolo. Sembra il sapone che non si spreca. È un massaggio proprio. Quindi fatto questo ultimo procedimento, te lo tieni un pochino, perché non va sprecato, va utilizzato. È vero, no? Sta ridendo, che forse ho fatto una cosa giusta. Adesso me lo vado a togliere.
asciugamani. Scusate. Vado a mettere l'ultima cosa importante. Per veri maschi. E non fate. Le femminucce che brucia. Sguardo impassibile, soffrite in silenzio. Quindi, la mia opera, disbarbata, finisce qui. Quindi, vi auguro a tutti quanti una bella sbarbata, una bella giornata. E baciamo le mani a vossia.